Siamo all'incrocio fra Via Celommi e Via Le Primovere, ai confini tra Francavilla e Pescara. C'è un cantiere per il piano antiallagamenti che è fermo. Quali sono le motivazioni perché questo cantiere non procede? È aperto dalla fine di novembre. È quello che ci chiediamo anche noi, un cantiere fermo come questa amministrazione simboleggia l'incapacità di un'amministrazione che pur avendo ereditati lavori come questo per il piano antiallagamento non è capace neppure di portarli a termine. Oggi vediamo un cantiere fermo, un problema irrisolto, quello dell'inquinamento, e un problema nuovo creato, quello del traffico in una zona assolutamente di prestigio come quello della Riviera. Ci preoccupiamo fortemente perché il problema dell'allagamento deve essere risolto al più presto, anzi deve essere già risolto con un cantiere ormai scaduto in termini di ordinanze, ma soprattutto creare un problema in più, quello del traffico, della congestione in una zona che tra poco diventerà zona balneare, l'estate ormai alle porte, e questa amministrazione sembra come al solito non dare risposte. A questo punto si riuscirà a chiudere il cantiere per l'apertura della stagione balneare? È quello che ci diamo anche noi, perché è un cantiere che deve essere già chiuso, invece non vediamo neanche operare al lavoro, la preoccupazione è molto forte, noi rivolgiamo questa domanda all'amministrazione che purtroppo come al solito non risponde.